Pierluigi Minardi, ancora una volta è ANCI che va a trovare i sindaci a casa loro con questo tour, prima l'Imperiese, adesso nel Savonese, Savona e Andorra in modo particolare, coinvolgendo anche gli altri comuni, amministratori, funzionari. Beh, questo lo considero un dovere, perché se noi siamo l'associazione delle autonomie locali della Liguria è giusto che giriamo la Liguria per trattare questi argomenti, che sono argomenti importanti e scottanti. Alcuni di questi argomenti purtroppo sono ancora piaghe aperte, ferite aperte, speriamo di medicarle. Si confidava che il decreto mille proroghe chiudesse complessivamente alcune partite, quello dei segretari comunali, quello della nuova Tari, la tassa sui rifiuti, quello di alcuni emendamenti che dovevano riuscire a mitigare difficoltà come quella del fondo di solidarietà. Così non è, o almeno così non appare. Noi abbiamo svolto anche un'azione voluta dal CAL, cioè dal Consiglio delle Autonomie Locali, di tutti i sindaci e presidenti di provincia della Liguria, di impugnazione delle norme che regolano il fondo di solidarietà comunale e il fondo Imutasi, perché non è pensabile, non è ammissibile, non è più accettabile che lo Stato si prelevi una quota dal 25% in su di queste risorse e che i cittadini liguri, i comuni liguri, siano i principali datori a livello nazionale. Sindaco De Michelis, Andorra oggi fa un po' da padrone di casa per ospitare questo incontro di ANCI Tour dopo Savona, anche per riunire un po' il resto del territorio. È un territorio che ha bisogno di tante risposte, comuni che hanno bisogno di tante risposte. Ne parliamo sempre in ufficio di presidenza di ANCI Liguria, è molto interessante che i sindaci possano affrontare questa tematica anche attraverso tutto quello che ci può dire il direttore generale su tutte le novità della nuova legge di bilancio. È molto importante questo perché ci sono soprattutto i comuni piccoli che non hanno la possibilità di essere aggiornati come invece possono fare i comuni grandi, e questo è un altro modo per aiutare tutti i comuni. Anche per aiutare non solo gli amministratori, anche i funzionari che intervengono infatti con interesse a queste riunioni. Soprattutto i funzionari, perché gli amministratori fanno delle richieste, poi sono i funzionari che devono applicare le normative. Come sapete, ogni anno il bilancio ha sempre dei problemi maggiori per i comuni, quindi il fondo di solidarietà per Andorra sfiora i 3 milioni di euro, quindi insomma ci sono una serie di problematiche che è bene affrontare con assoluta importanza e determinazione. Ecco, un fondo di solidarietà che di fatto vi priva di risorse che generate sul territorio. Sono risorse che vengono dal nostro territorio, sono risorse fresche, ed è molto importante dire che questo fondo di solidarietà in realtà non aiuta i comuni che invece hanno bisogno, perché solo delle piccole parti vanno nei comuni che hanno bisogno. Quindi la realtà dei fatti è che si bloccano gli investimenti nei comuni importanti, nei comuni virtuosi, e gli investimenti non vengono fatti nei comuni che hanno questi problemi e dove andrà il fondo di solidarietà.